Restiamo a Milano, nella chiesa di San Gottardo in Corte, in mostra le tele dell'artista catalano Pombo, un percorso tra fede e materia che è anche un omaggio alla città. Jorge Pombo parte dalla radice latina religare, unire, tenere insieme, per mettere a fuoco la sua riflessione di artista concettuale sul tema della religione, proprio nel tempo in cui la fede è così spesso utilizzata come pretesto di violenze e conflitti. Attraverso una decina di grandi tele distribuite lungo le pareti della navata di San Gottardo in Corte a Milano, Pombo, 43 anni, nato a Barcellona, oggi attivo anche a New York, costruisce un racconto visivo a tappe, a partire dal trittico delle grandi religioni monoteiste. Gerusalemme, Roma, la Mecca, Pombo le trasforma in un'unica città ideale che ne ingloba le mappe, le architetture, elementi fisici assurti a simbolo perché l'uomo ha bisogno di ancorare la sua fede a qualcosa di concreto, ma pur sempre solo materia, da cui passo dopo passo occorre distaccarsi per attingere a una spiritualità che abbracci il mondo intero. Di qui deriva anche la conclusione del percorso. La soglia è un'opera senza parole. Nelle altre tele troviamo scritte, soggetti, mappe. C'è sempre qualcosa che si riferisce a un'immagine fisica del mondo. Nella soglia, invece, c'è soltanto luce. Religare segna anche l'omaggio di Pombo ai luoghi della fede a Milano, in dialogo diretto con l'affresco della crocefissione giottesca di San Gottardo, ma anche nelle sale del Museo del Duomo, come echi delle reliquie e dei tesori della vicina cattedrale. E ora il